What's going on YouTube? Bentornati sul mio canale Gabs Bikes and Barbecue. Oggi prepareremo il brisket. Ecco qui il brisket che preparerò oggi, 2,2 kg, comprato da Carni Gelmine, una macelleria filiera cortissima di Treviglio. Vedete la linea di grasso che separa i due muscoli, il flat e il top. Ora sopra c'è un piccolissimo strato di grasso che lascerò, mentre sotto andrò a mondarlo togliendo il grasso. È stato rabbato con sale e pepe, tradizionale ricetta texana, però anche un pizzico di cipolla. Per la affumicatura userò questo blend Weber che è fatto con noce americano e legni fruttati. E speriamo che venga un bello smoke ring. La temperatura sta risalendo dopo aver inserito il brisket nel barbecue. La affumicatura è partita molto bene. Siamo alla tacca meno 1 sul Q2400, un centimetro sotto zero. Lasciamo andare il brisket fino a che non raggiungerà i 70 gradi, temperatura a cui faremo il cartoccio con la carta da macellaio. Dopo circa 5 ore e mezza siamo arrivati a 70 gradi. Eccolo qua. Ora lo tiriamo giù e lo mettiamo nel foil. Sono le 6 e mezza. La cottura è iniziata verso le 11, 11 e mezza. Quindi siamo a 7 ore. Mi mancano ancora 6 gradi per raggiungere 92. Penso che ci vorranno ancora un paio d'ore buone, per cui stasera non si mangia brisket. Ed eccolo qui, dopo 2 ore di rest, tirato fuori dal Texas Crutch, dal foil, dal cartoccio, come volete voi. Vedete che è rimasto umidissimo. Adesso procediamo al taglio. Esteticamente mi sembra venuto come sarebbe dovuto venire. Bello nero, pepato, ho già un pezzettino, l'ho assaggiato. Adesso andiamo a vedere se è rimasto morbido e succoso come dovrebbe essere. C'è un accenno di smoke ring, uno dei più accentuati che abbia ottenuto tra le varie cotture. La fetta, questa è corta, è abbastanza elastica, si piega senza rompersi. Appena la tiro si rompe. Una carne molto morbida, molto pepata, proprio texana direi. Non so dirvi se sia venuto bene come dovrebbe essere un brisket, però da quello che ho letto e studiato sembrerebbe che sia venuto un po' sul lato dell'asciutto, ma discreto come primo tentativo. Oggi il Q2400 mi ha fatto impazzire, non tenendo le temperature, essendo veramente poco stabile. Ma non mi posso lamentare del primo tentativo. Questo è un pezzo di flat, vedete che si piega, quindi a livello di consistenza direi che ci siamo, a livello di tenerezza anche, vedete che si rompe. È buono, grazie per essere rimasti con me fino adesso in queste 8 e passa ore di cottura più rest. Direi che l'esperimento del brisket è venuto discretamente per essere la prima volta.
È buono, mi piace, è molto molto preparato. Anche con un barbecue elettrico, mettendoci un po' di impegno, un po' di sbattimento, si può fare. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate, chiedete, date consigli, sono sempre ben accetti. Alla prossima ricetta, grazie, ciao!